Voilà, ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, benvenuti in un nuovo video, in un nuovo episodio di Formula 1 Manager 2022 con la nostra Alfa Romeo Racing. Oggi andremo ad affrontare il GP di Catalunya, della Catalogna, a Barcellona. E allora, prima di fare ciò, andiamo a sbrigare le nostre solite faccende gestionali, ad assegnare i nostri punti di sviluppo ai due piloti, ai nostri due piloti. In particolare a Valtteri Bottas assegniamo alla difesa, visto che è il punto più debole del nostro pilota. Mentre invece per quanto riguarda Guanyu Zhou, potremmo assegnarlo anche lui o alla difesa oppure all'adattabilità. Quindi nel caso in cui abbiamo una gara sul bagnato potrebbe avere parecchi problemi con un valore così basso. E invece potremmo cercare di migliorare questa appunto caratteristica. Allora andiamo a vedere un po' quella che è la situazione delle strutture. La fabbrica è ancora in sviluppo, ci sta un bel po' di tempo. Abbiamo 15 milioni da investire, chiaramente non tutti. Il centro visite lo possiamo effettivamente portare al massimo in questo momento. Confermiamo. La sala decimali aumenta l'attrattività e il morale. Ci costa 500.000, potremmo decidere di farla. Andiamo. La sala del consiglio, incremento, fiducia, prestazioni. Non sarebbe male per aumentare quindi la fiducia nei nostri confronti. L'eliporto 320.000, possiamo farlo. Direi di sì. Investiamo sul centro meteorologico. Penso ci possa dare delle soddisfazioni e delle indicazioni importanti in caso di gare sul bagnato. O almeno per prevedere delle gare sul bagnato. Vediamo prima questa sull'eliporto, vediamo se possiamo migliorarlo ulteriormente. Costo mensile aumenta di 2.000. Però gli obiettivi degli sponsor aumentano ulteriormente. Noi abbiamo prodotto un secondo sottoscocca che possiamo installare in questo momento su entrambe le auto. Allora, una cosa che dobbiamo fare ragazzi invece, sappiamo che abbiamo delle problematiche di auto. Dovremmo montare una power unit nuova ad entrambe le auto. Quindi io direi che è il caso di installare una power unit nuova in entrambe le auto. Reparto scouting, adesso abbiamo uno scout in più da gestire. Potremmo andare a cercare un capo tecnico che intanto ha preso un punto sviluppo, quindi intanto questo lo andiamo a segnare. Lo andiamo ad assegnare sulla caratteristica più bassa, ovvero il sottoscocca. Intanto lo assegniamo lo stesso. Qua abbiamo invece Cinelli, capo dell'aerodinamica. In questo caso possiamo andare sulla deportanza ad alta velocità, che effettivamente è un nostro deficit importante. Ecco, Valtteri Bottas ha una discreta affinità con il suo ingegnere, quindi potrebbe essere il caso anche di cambiarlo, di ricercare un capo ingegnere. Sarebbe interessante trovare qualcuno che ha un atteggiamento negoziale, non dico altissimo, ma decente. Ecco, questo ingegnere, Pierre Emelin, 36 anni, in Alfa Tauri, è disponibile a trattare. Che ha un 78, quindi un buon punteggio. Non è tra i migliori, ma i migliori in questo momento non ci considerano. Possiamo fare scouting su questo ingegnere. 17 anni, potenziale di crescita elevato, in questo momento ha un overall di 65. Noi abbiamo già preso un pilota emergente, ovvero Theo Pourchaire, quindi in questo momento non ci interessa. Ok ragazzi, siamo arrivati ai preparativi della gara. Prima però degli obiettivi prestazionali andiamo a vedere qualche informazione. Sono 66 giri, il record sul giro c'era Max Verstappen nel 2021. Le caratteristiche principali sono quelle dell'alta velocità. Safety car, 12 secondi di stop, di pit stop, anziché 24, quindi la metà. Una metà, un buon vantaggio. Quelle sono le strategie previste, sono in due soste, quindi degrado importante della gomma. Abbiamo medie e soft che si possono utilizzare, oppure anche uno stint più lungo con le hard, a quel punto non conviene. Cioè fare dure, medie e morbide credo non convenga. Le hard al massimo converrebbero nel caso in cui si fa una sola sosta con hard più medie. Detto questo, possiamo andare agli obiettivi prestazionali, qualifiche. Dobbiamo portare entrambi i piloti in Q3 di base, portarne uno in Q3 e lo facciamo, portarne uno in Q2 e questo lo facciamo pure perché è ancora più semplice.
Obiettivi di gara: fare il giro veloce, sti cazzi, oppure arrivare con almeno un pilota tra i primi 10. Questo lo facciamo. E buttiamoci al weekend di gara, ragazzi. Il fuoco della Formula 1 soffia su Barcellona. Il primo Gran Premio tenuto qui fu vinto da Nigel Mansell dopo un pazzesco testa a testa con Ayrton Senna. Chi riuscirà a ripetere l'impresa questo weekend? Predominano lunghi rettilinei e curve a media velocità, ma il circuito di Barcellona non è privo di insidie. È sferzato da correnti imprevedibili. Le componenti aerodinamiche avranno tutto da dimostrare questo weekend. La stagione è solo agli inizi e riserva ancora molte opportunità per cambiare le carte in tavola. Sulla pista non si può mai dare nulla per scontato. Bene, non perdiamo tempo. Si comincia! Dopo le prove libere alle quali abbiamo assistito ieri, ci attende una terza e ultima sessione prima di passare alle qualifiche. Ieri abbiamo avuto un interessante assaggio di ciò che ci attende e nel paddock l'attesa si è fatta spasmodica. Si prospetta una sessione di qualifiche particolarmente frenetica. Solo i migliori, i piloti più costanti, possono puntare a una posizione favorevole in griglia. Chi di loro darà il meglio? Scopriremo insieme chi salirà sul podio più ambito del mondo dei motori. Ok ragazzi, si parte con le qualifiche. Ecco che si stanno lanciando. Guanyu è andato davanti. Guanyu è andato davanti, credo, a Valtteri Bottas. Sì, è là davanti. Speriamo non si ostacolino tra loro. Spero che non si ostacolino tra loro, sarebbe una follia. E allora seguiamo questo giro un po' di Valtteri Bottas che è dietro a Guanyu, sperando che non sia troppo veloce di Guanyu e quindi non venga troppo penalizzato. Anzi, speriamo che possa utilizzare magari la scia di Guanyu per fare un tempo migliore di lui. Abbiamo Bottas che è stato più veloce di un millesimo rispetto a Guanyu, quindi non è stato troppo rallentato dal nostro secondo pilota. Però siamo dietro alle Mercedes. Speravo onestamente di stargli davanti. Vediamo chi è che ci ritroviamo davanti. È una Williams, purtroppo. C'è una Williams davanti a Valtteri Bottas che non si sposta. Vediamo dove chiude. Non si è migliorato Valtteri Bottas, ovviamente. Guanyu invece è un po' più dietro. E anche lui ha trovato l'altra Williams. Siamo finiti dietro alle due Williams. E penso che chiuderà all'ottavo posto Guanyu. Infatti, anche lui è stato frenato dall'altra Williams. Le Williams ci hanno un po' rotto i maroni in questa sessione di qualifica, però hanno finito tutti. Settimo e ottavo, ottimo piazzamento. E Guanyu sta trovando un ottimo feeling con la macchina in questo circuito di Catalogna a Barcellona. E gira sugli stessi tempi di Valtteri Bottas. Vediamo Bottas dove va a chiudere questo primo giro di qualifica. Sta affrontando le ultime curve per andare a chiudere in... o meglio, con un tempo di... davanti a Lewis Hamilton. Bene così, quasi due decimi avanti a Lewis Hamilton. Guanyu. Vediamo Guanyu invece dove va a chiudere. Che anche lui adesso sta per arrivare sul traguardo con quest'ultimo curvone a destra. E adesso il lungo rettilineo del traguardo per metterla davanti a Valtteri Bottas. Davanti a Valtteri Bottas. L'avevamo detto che Guanyu era molto competitivo quest'oggi. Allora andiamo a seguire questo onboard con Valtteri Bottas. Si migliora Valtteri Bottas nel primo settore. Valtteri Bottas si migliora anche nel settore centrale. Adesso ha un Alpine davanti, mentre Guanyu si è migliorato anche nel primo. Affronta il curvone finale Valtteri Bottas. Vediamo dove chiude. Ha fatto un gran tempo probabilmente Valtteri Bottas.
Rimane in terza Valtteri Bottas, grande tempo per lui. Vediamo allora Guanyu Zhou che si è migliorato nel settore centrale. Vediamo dove va a chiudere Guanyu Zhou, probabilmente anche lui si è migliorato e va nelle prime posizioni. In sesta Guanyu Zhou, e allora il grande giro l'ha fatto Valtteri Bottas per piazzarla in quarta alla fine. Vediamo se Verstappen è riuscito a entrare in Q3. L'ha piazzata in ottava posizione, ma grandi problemi per Max Verstappen negli ultimi weekend. Ok ragazzi, andiamo a seguire questo primo giro lanciato di Valtteri Bottas, che passa adesso sul traguardo. Non dovrebbe avere nessuno davanti e dietro Leclerc. E dietro Leclerc c'è anche Guanyu Zhou. Allora, vediamo dove va a chiudere Valtteri Bottas, o meglio con quale tempo chiude Bottas, che ha fatto fucsia nel terzo, che diventa subito verde perché arriva Perez e arrivano Leclerc a piazzarla davanti a lui. Bottas che ha dato 4 decimi a Guanyu Zhou. Considerate che abbiamo utilizzato con entrambi gomma usata per seguire insieme quelli che saranno i tempi dei nostri due piloti che se la giocano oggi. Allora andiamo a seguire tutto il giro lanciato on board con Valtteri Bottas. Valtteri Bottas è migliorato sia nel primo che nel secondo settore, adesso va un po' largo, mentre Guanyu Zhou si è migliorato nel primo. Affronta l'ultimo curvone a destra Valtteri Bottas, vediamo dove va a chiudere il suo giro lanciato, vediamo dove la mette, dove la piazza. Valtteri Bottas rimane in quinta, mentre Guanyu Zhou, vediamo adesso dove va a chiudere il nostro secondo pilota, affronta anche lui l'ultimo curvone. Per lasciarla in settima. E allora niente, non siamo riusciti a migliorarci nonostante la gomma nuova rispetto agli altri. Max Verstappen la piazza in pole position, contro ogni pronostico visto ciò che stava accadendo, con un tempo mostruoso ragazzi. Mostruoso. Verstappen da 5 decimi, mezzo secondo a Charles Leclerc. È il giorno della gara, le squadre sono agli ultimi dettagli. L'Alfa Romeo è riuscita a soddisfare le aspettative nelle qualifiche. Se si manterrà su questo livello potrà fare un'ottima gara. La Red Bull ci ha stupito con una prestazione eccellente nelle qualifiche. I suoi piloti adesso cercheranno di sfruttare il vantaggio per dominare la gara. Oggi il cielo è più grigio e nuvoloso che mai. Ciò significa che la gestione delle gomme potrebbe fare la differenza nel corso della gara. La Formula 1 è tornata a Barcellona e le squadre sono nel pieno dei preparativi. Quindi abbiamo visto che il degrado delle soft non è così accentuato. Sappiamo anche che abbiamo in pratica quasi due gomme soft nuove da poter utilizzare e due medie nuove. Con Valtteri Bottas si potrebbe andare su un alto consumo dei pneumatici, quindi utilizzarli diciamo con un'intensità elevata, i pneumatici, e fare due soste. Spingere come i dannati con questi due set. Uno stint con le medie, perché così in partenza non andiamo con le hard, e poi andiamo con le hard un secondo stint molto lungo. È un rischio ragazzi, è un rischio fare una sola sosta con Guanyu Zhou, però il consumo non è tanto, il degrado gomma, il degrado termico non è tanto, quindi buttiamoci in questa gara così, coraggiosi e rischiando. Mentre i piloti prendono posizione in pista, nel cielo si può vedere qualche nuvola. Ed ecco Valtteri Bottas. Anche se ha mancato le prime tre posizioni, dopo il via la situazione può capovolgersi in fretta. C'è Zhou qui, in fondo alla griglia. Oggi si trova tra i primi 10,
ma sarai in grado di approfittarne? È il momento che stavamo aspettando! Ci siamo! Inizia il Gran Premio di Spagna! Luci spente e via, partiti! Sono partiti, ragazzi, sono partiti. Vediamo subito Valtteri Bottas. Vediamo subito Valtteri Bottas che può andare aggressivo. Ok, nice work. Preso posizione, ha preso posizione per un attimo, poi la riperde su Charles Leclerc. Valtteri Bottas su Perez e su Leclerc, doppio sorpasso, vediamo se la tiene. Vediamo se la tiene, vediamo questo duello con Charles Leclerc. Levatemi questa schermata, mamma mia se stiamo rischiando su Leclerc, che però è un fenomeno e quindi riesce a tenere la posizione. Ma abbiamo preso posizione su Checo Perez e quasi ci ritroviamo terzi con Valtteri. Riprova Guanyu Zhou all'attacco e passa di nuovo. Benissimo Guanyu Zhou, se la riprende, adesso punta Lewis Hamilton, il campione del mondo, il pluricampione del mondo. È una battaglia incredibile con George Russell. Sembra proprio che l'Alfa Romeo sia salita di una posizione. È una battaglia incredibile, adesso Russell però è davanti. In questo momento sembra averne di più. Una posizione. Si ritrova molto vicino alle Leclerc. Vediamo se tenta il sorpasso sull'interno. Ci prova Valtteri Bottas. Leclerc sta utilizzando tutto ciò che ha per difendersi, uscendo velocissimo in trazione. Siamo passati adesso su Leclerc, ma il difficile è tenerla la posizione. Perché Leclerc è indemoniato, non ha nessuna intenzione di lasciarcela facilmente. Vediamo se riusciamo a spingere un po'. Vediamo se riusciamo a spingere un po'. Attenzione, è finito fuori! È finito fuori Carlos Sainz! È finito fuori Carlos Sainz! Cerchiamo di non spingere troppo allora. Vorrei rivedere questo bloccaggio di Carlos Sainz. Guardiamola meglio, il punto qui è Sainz. Carlos Sainz stava spingendo tantissimo ed è finito fuori. Ed è finito fuori e noi in questo momento con Bottas siamo secondi. Guanyu Zhou si ritrova in settima posizione dietro a George Russell. Vediamo se adesso col DRS riesce a superare Guanyu Zhou. Si fa vedere ma non è abbastanza vicino probabilmente. Adesso ci prova all'interno. George Russell prende l'esterno per avere più velocità in uscita. Sono scintille tra i due. Vediamo se riesce Guanyu Zhou a passare adesso all'interno. Passa Guanyu Zhou. Vediamo se esce più veloce George Russell. Che battaglia finora. Posizione guadagnata. Posizione guadagnata. Ma dobbiamo riuscire a scappare se vogliamo evitare di essere attaccati nuovamente. Valtteri Bottas ha perso la posizione su Charles Leclerc. Quando è successo questo? Avevamo un buon vantaggio su Charles Leclerc. Andiamo a vedere cos'è successo. Ci siamo, ecco Leclerc. Leclerc ha recuperato tantissimo in un singolo giro perché avevamo un buon vantaggio su di lui. Attenzione Guanyu Zhou. Guanyu Zhou su Lewis Hamilton. Guanyu Zhou sta battagliando con le due Mercedes come un indemoniato. Qua però si riprende la posizione Lewis Hamilton, anche perché non abbiamo abbastanza airs per la modalità sorpasso. Guanyu Zhou nel frattempo ha superato Hamilton e sta provando a scappare un po'. Già gli ha dato un secondo Hamilton, questo vuol dire che Guanyu Zhou ne ha di più delle Mercedes, che appena passato ha creato un minimo di distacco. Vediamo se riusciamo a passare adesso Charles Leclerc e prendere un po' di distacco da lui senza distruggere la gomma magari. In questo momento siamo in terza posizione, comunque un'ottima posizione, mentre Carlos Sainz risale. Attenzione a Valtteri Bottas, mette nel mirino Charles Leclerc e lo passa sul dritto. Good job. Lo passa sul dritto, vediamo di spingere un po', vediamo se riusciamo a prendere un po' di vantaggio. Sarebbe molto importante capire se tutti andranno in due soste, mentre acquisiamo un po' di vantaggio su Leclerc, che sta lì a battagliare ancora con Sergio Perez. Mentre invece Guanyu Zhou sta facendo gara abbastanza tranquillo. Vediamo se possiamo prolungare un minimo questo stint con le soft. In questo momento rientra Hamilton. Allora, Hamilton è rientrato con le medie. Questo vuol dire che va su due soste, perché fa medie, medie e soft probabilmente. E allora andiamo a vedere. Con Valtteri Bottas rientreremmo sesti. Sesti significa rientrare davanti a George Russell e proprio dietro a Guanyu Zhou.
Ecco qui che rientra in box Valtteri Bottas. Vediamo se effettivamente uscirà. Rientra anche Checo Perez dietro di noi. Mentre invece continua Leclerc. Continua Leclerc con le medie. Perez aveva le medie, ma ha deciso comunque di rientrare nel momento in cui noi siamo rientrati, però con le soft. Quindi ha fatto uno stint molto breve con le medie. Speriamo che sia veloce questo pit stop. 3 e 1, anzi 3 e 2 quasi. Comunque abbastanza veloce. Vediamo se riusciamo a stare davanti a George Russell. No, siamo dietro a George Russell. Siamo dietro a George Russell. Peccato. Potremmo perdere tanto tempo. Dobbiamo superare subito George Russell. Ne abbiamo tanto di più in questo momento con gomma media nuova. Anche perché Perez nel frattempo rischierebbe di avvicinarsi dietro di noi. Passiamola adesso, Valtteri. Passa Valtteri Bottas su George Russell. Okay, Valtteri. Mentre Bottas si avvicina al suo compagno di squadra, Guanyu Zhou. Chiaramente diamo il comando a Guanyu Zhou. O glielo diamo appena si avvicina un po' di più. Valtteri Bottas, di non ostacolare il compagno. Bottas ha preso la posizione su Guanyu Zhou nel frattempo e sta scappando. Sta andando fortissimo Guanyu Zhou. Sta andando fortissimo, però adesso dovremmo effettivamente chiamare il pit stop. E allora andiamo a mettere le hard, secondo strategia. Ho sperato fino all'ultimo in un che ci fosse una safety car. Rientra Guanyu Zhou al 33esimo, a metà gara spaccata, mentre passano in questo momento Leclerc e Perez. Dovremmo rientrare davanti a George Russell. Speriamo di rientrare davanti a George Russell, se i calcoli fatti sono giusti. Percorre la lunghissima in questo momento corsia dei box George Russell, affiancando Guanyu Zhou, che però è avanti. Vediamo di quanto nel momento in cui riprende il suo ritmo normale Guanyu Zhou. Siamo avanti di 4 secondi su George Russell, un buon vantaggio. Vediamo se Guanyu Zhou fa il colpaccio su tutti. Dipenderà molto dalla sua gestione delle gomme hard. Se riesce a gestirle e avere dei buoni tempi. Vediamo quali sono i tempi allora di Guanyu Zhou. In questo momento gira in 1.22.5, mentre invece in 1.22.5 ci girano Leclerc e Perez con gomma media. Chiaramente più usata, ma non troppo, quindi comunque sta girando da Dio. Uscire davanti a Leclerc sarebbe fantastico, però i tempi dicono che usciremo dietro. Vediamo Valtteri, il tempo ai box di Valtteri Bottas. È rientrato anche Max Verstappen, tra l'altro. Rientriamo insieme al leader della gara, vediamo se riusciamo a mangiargli qualcosina. Pit stop in 3-3. Vediamo se riusciamo a mangiargli qualcosina. Rientriamo davanti a Leclerc, forse? Davanti a Leclerc, bene così. Allora non siamo rientrati terzi, ma perché Leclerc a sua volta è entrata ai box. Leclerc è entrata ai box adesso. Allora, Leclerc è a 1.8 da Guanyu Zhou. Però chiaramente con gomma rossa. Sappiamo che invece Guanyu Zhou dovrà andare fino in fondo con questa gomma. Già l'ha preso. Vediamo se lo passa subito qua sull'interno. Si butta Leclerc. Quanto sarebbe carino se finisse fuori Leclerc tentando l'attacco. Tutto chiaramente con molto affetto lo dico, però sarebbe molto carino. E invece passa fortissimo Charles Leclerc sull'interno alla fine del drittone. Si sposta Guanyu Zhou, che non ha intenzione di lasciare andare Charles Leclerc, ma non ne ha per tentare l'attacco in questo momento. Vediamo se si avvicina tanto, vediamo l'onboard. Vediamo sul dritto se si affianca, ma anche questa volta si è avvicinato tanto, ma poi ha alzato il piede.
è un pilota che sta lottando per il podio con una Ferrari. Cioè, insomma, un weekend di gara in cui siamo super competitivi. Tantissima roba, ragazzi, tantissima roba. Ora si avvicina ancora una volta a Leclerc, ma poi si accoda. Guanyu Zhou ne ha tanto per restare lì con Leclerc, ma poi sul dritto la Ferrari è molto veloce e non riusciamo ad affiancarci. Adesso è vicino, adesso è vicino. Vediamo se prova sull'interno. Chiude la porta in faccia a Leclerc. Incrocio di traiettorie. Si accoda ancora una volta Guanyu Zhou. Ancora in modalità sorpasso. Vediamo se riusciamo in qualche punto a fare la magia. Leclerc, difesa straordinaria. Straordinaria. Guanyu Zhou sta peccando un po' in fase d'attacco. Ma ragazzi, Guanyu Zhou ha una gomma hard. Ha una gomma hard con cui ha fatto comunque già 26 giri. Però diciamo che sta facendo una super gara. Una super gara Guanyu Zhou. Già solo il fatto di non perdere vantaggio su Checo Perez e su Sainz è una roba mostruosa. Adesso perde qualcosina, forse non è abbastanza vicino. Prende tutta la scia Guanyu Zhou. Prende tutta la scia Guanyu Zhou. Si avvicina tantissimo. Poi alza un po' il piede. Alza un po' il piede e ci riprova sull'interno Guanyu Zhou. Ruota a ruota con Charles Leclerc. È attaccato, ma non riesce in nessun punto a superare. E niente da fare. Andiamo a vedere quest'ultimo giro on board con Valtteri Bottas fino al traguardo e vediamo se riesce anche a prendere il giro veloce. Max Verstappen va a vincere, mentre Valtteri Bottas taglia il traguardo. Vediamo se riesce a fare un gran tempo. Vediamo se è riuscito a fare il giro veloce. Bottas in seconda posizione, che gara di Valtteri Bottas. Andiamo a vedere anche Guanyu Zhou, che ha fatto una gara altrettanto epica. Vediamo il suo arrivo al traguardo con un vantaggio di 2 secondi 8 su Perez. Leclerc è andato, ma onore a Guanyu Zhou, che ci ha provato fino all'ultimo a fare il suo primo podio in carriera. Grande anche Guanyu Zhou, secondi e quarti. Che gara per l'Alfa Romeo. Che gara spettacolare ha fatto Valtteri Bottas oggi. La squadra meritava senza dubbio un posto sul podio e oggi l'ha ottenuto. Questo ragazzo ha ancora molto da dire in Formula 1, visto come non smette mai di battersi con i migliori. Ed ecco i tre piloti che si dividono i punti che contano e possono festeggiare in grande stile. Un gran finale di stagione per l'Alfa Romeo. È stata una gara molto convincente. È un team di grande talento e meritano tutti di festeggiare questo risultato. A weekend concluso, la squadra è al terzo posto della classifica costruttori. La prossima tappa porta in scena il più che celebre circuito cittadino di Monaco. Preparatevi quindi a uno degli appuntamenti più leggendari della stagione. Ragazzi, che gara fantastica, bellissimo vedere Bottas sul podio ancora una volta, per la seconda volta consecutiva tra l'altro. E allora va a vincere Max Verstappen con un weekend di gara fantastico, che va a prendersi anche il giro veloce. Non siamo riusciti assolutamente a insidiarlo, 5 decimi più veloci di noi. Però Bottas secondo,
Leclerc va a prendersi una meritata terza posizione, nonostante Guanyu ci abbia provato come un pazzo, quindi grande Guanyu, tra l'altro credo sia stato l'unico a fare una sola sosta, quindi gestione delle gomme perfetta per lui. Perez, gara molto brutta devo dire da parte di Perez, perché non è riuscito a imporre il ritmo di una macchina nettamente più forte dell'Alfa Romeo. Sainz ha fatto un recupero il meglio che ha potuto dopo il suo dritto nel secondo giro. Mercedes e Alpine un po' più dietro rispetto ai GP precedenti. Andiamo a vedere anche la classifica piloti, che ci vede al quinto posto con Valtteri Bottas che rosicchia dei punti a Sergio Perez. Guanyu guadagna la posizione su Alonso, anche se è un solo punto in più, ma è a un punto comunque da George Russell. In costruttori continuiamo ad essere terzi e prendiamo un vantaggio di 20 punti sulla Mercedes, benissimo così. Completato l'hub squadra nel frattempo, così come anche la sala del consiglio. Ricerca completata per il telaio. Ragazzi, è stato un weekend di gara fantastico. Bottas lo vogliamo sostituire a fine stagione perché vorremmo un pilota più giovane, però ci sta regalando delle soddisfazioni perché è un overall 87, quindi comunque è un pilota tra i più forti del gioco considerato, e quindi peserà un po' la sua assenza, però vediamo cosa riusciamo a fare. Nel prossimo episodio andremo a vedere il Gran Premio di Monaco, Gran Premio cittadino di Monaco, ne vedremo delle belle. Come sempre invito a farmi sapere in un commento cosa ne pensate, a lasciare un like ed iscrivervi al canale se questa serie vi sta piacendo per supportarla. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ad un prossimo video. Un saluto a tutti ragazzi, ciao!